Benvenuti! Ci troviamo nel giardino del Dipartimento di Matematica e Informatica, sede del corso di studio in matematica. Ci guiderà la sua scoperta il professor Mella. Chi è il laureato in matematica? Il laureato in matematica è preparato per analizzare e risolvere problemi. Ha quindi la capacità di entrare in contatto con realtà nuove, studiarle, analizzarle e possibilmente trovare una soluzione. Questa duttilità è particolarmente importante in un mercato del lavoro mobile come quello che abbiamo in questi giorni e quindi gli permette di affrontare una qualunque tipologia di lavoro. Ci dice tre motivi per scegliere Matematica Ferrara? Un ottimo rapporto docente-studente, quindi gli studenti possono essere seguiti anche al di fuori dell'orario di lezione dai docenti e quindi hanno la possibilità di acquisire competenze anche al di là di quelle dette nelle ore di lezione normali. Oltretutto abbiamo un ampio spettro di preparazione che va dalla didattica alla matematica applicata all'industria, a una matematica di ricerca e quindi abbiamo anche percorsi esteri come il percorso a doppio titolo. E poi inoltre c'è la bellezza di vivere a Ferrara. Perché hai scelto di studiare matematica? Perché mi è sempre piaciuta molto fin da quando ero piccola e vorrei diventare insegnante. Ho scelto di studiare matematica perché volevo fare una scelta diversa rispetto agli altri e perché era una disciplina che mi aveva sempre affascinato e col passare degli anni anche appassionato. Che tipo di impegno richiede questo corso di studio? Richiede un buon impegno, ma diciamo che se c'è la passione si riesce a superare anche questo ostacolo e comunque ne vale la pena. Richiede un impegno abbastanza costante, diciamo che io impiego praticamente quasi tutto il pomeriggio e se non riesco a studiare costantemente poi perdo anche il filo delle lezioni, quindi si rischia di restare abbastanza indietro. Come ti trovi a studiare matematica a Ferrara? Devo dire che mi trovo molto bene, è un'esperienza che sto vivendo, adesso sono al secondo anno, è un'esperienza molto bella, poiché insomma sono in una classe molto affiatata e anche con i professori, devo dire, sono molto disponibile. Quindi. Beh, molto bene perché è una città e quindi anche un'università abbastanza piccola e quindi si è seguiti, i prof sono sempre molto disponibili e quindi c'è un rapporto molto umano. Nei miei studi di dottorato mi sto occupando di didattica della matematica. Questo perché sin dalla scuola superiore ho avuto una passione per l'insegnamento della matematica. Questa materia è oggettiva, descrive infatti le leggi di tutti i fenomeni naturali che avvengono oggigiorno. Per coloro che decideranno di iscriversi a matematica, consiglio di impegnarsi sin dal primo giorno. Questo perché la matematica richiede un impegno continuo, dato che gli aspetti che andrete a studiare sono tra loro collegati, per cui sin dal primo giorno, mi raccomando, forza di volontà e sempre dritto. La nostra offerta didattica è ampia e flessibile. Lo studente può già iniziare a specializzarsi fin dal secondo anno della triennale. Alla magistrale addirittura non c'è nessun esame obbligatorio, quindi piena libertà. Oltre alle facilitazioni offerte dall'Ateneo per iscriversi a matematica, segnalo le borse a livello nazionale, le borse dell'INDAM, l'Istituto Nazionale dell'Alta Matematica. Da osservare anche la possibilità di fare una laurea a doppio titolo con l'Università di Orléans. Al secondo anno della magistrale, lo studente va a Orléans, sorridente cittadina non troppo lontana da Parigi, segue i corsi e fa la tesi per ottenere una laurea sia francese che italiana. Qui a Ferrara abbiamo delle eccellenze internazionali in alcuni settori, per cui è possibile avviare uno studente a una ricerca di qualità già al momento della tesi. Offriamo poi la possibilità di proseguire con un dottorato di ricerca. Per concludere, vorrei dire una cosa agli studenti e alle loro famiglie. Iscriversi a matematica non vuol dire necessariamente finire a insegnare a scuola. Certo, questa è una possibilità e non trascurabile. Infatti penso che nel prossimo futuro questo sarà uno degli ultimi posti fissi che rimarranno.
Però per la sua formazione, in cui è stato messo l'accento sul rigore, l'analisi e la sintesi, il matematico è sempre più ricercato e apprezzato nel mondo del lavoro, delle imprese e della finanza. E per concludere veramente, una buona motivazione, almeno secondo me, per iscriversi a matematica è che la matematica è bella, è eternamente bella. Pensate, il teorema di Pitagora, la fattorizzazione in numeri primi, risultati che sono stati dimostrati più di 2000 anni fa, sono tutt'oggi altrettanto veri, utili e belli. È proprio una bellezza eterna. Tutte queste competenze acquisite si traducono in reali opportunità lavorative? Perché un'azienda dovrebbe assumere un laureato in matematica? Un'azienda dovrebbe assumere un laureato in matematica per le capacità di ragionamento logico proprie di un matematico. La metodologia che si apprende durante gli studi consente di affrontare diversi problemi in maniera originale e anche di acquisire nuove competenze in maniera molto veloce. In quanto tempo dopo la laurea hai trovato lavoro? Ho trovato lavoro durante l'ultimo anno di specialistica, ancora prima di laurearmi. Ho iniziato a lavorare 7 mesi prima della laurea, avendo iniziato un tirocinio al secondo anno della laurea magistrale. Che lavoro fai? Sono responsabile laboratorio prove di un'azienda automotive della provincia di Ferrara che si occupa della produzione di pompe per il servosterzo e la trasmissione delle auto. Mi occupo di risk management, ossia gestione e monitoraggio del rischio presso un istituto di credito. Sono impiegato come studente di dottorato all'Università di Notre Dame in Indiana, negli Stati Uniti. Cosa ti è piaciuto del Dipartimento di Matematica di Ferrara? Mi è piaciuto che è un dipartimento non troppo grande, quindi anche il rapporto sia con gli altri studenti, che sono in un numero abbastanza limitato, sia con i professori, è molto buono e continuo. Mi è piaciuto l'essere in una grande famiglia, negli anni ho potuto stringere amicizie con i compagni di corso e dei rapporti molto stretti con i professori e per questo è stato facile arrivare al traguardo finale. Per quanto riguarda gli sbocchi professionali del corso di laurea in matematica, sicuramente molto importanti sono quelli nell'area della matematica applicata. Ci sono nuove professioni che si sono venute a creare negli anni recenti, in particolare che riguardano i settori della biomatematica, ad esempio si pensi alla mappatura del genoma umano, alla complessità e alla richiesta di strumenti matematici che questa ha coinvolto, la gestione di grandi mole di dati provenienti in particolare dall'ambito informatico, dal World Wide Web. Abbiamo una disposizione di dati oggi enorme e questa rappresenta una delle sfide principali per il futuro. Queste mole di dati possono essere utilizzate in particolare nell'ambito dell'e-commerce, ma più in generale nell'ambito della capacità di influenzare l'opinione pubblica tramite opportuni modelli matematici. Un terzo ambito che vale la pena essere evidenziato in questo contesto è l'ambito della computer graphics, che da un lato è un ambito classico, dall'altro lo sviluppo che questo ha avuto e ci investe oggi talmente tutti, viviamo in una realtà digitale e la necessità di matematica in questo contesto risulta essere elevatissima. In particolare si pensa all'industria dell'intrattenimento, ma anche all'ambito medico, con la medicina diagnostica, la medicina per immagini e anche l'ambito artistico. Al di là di tutto questo, credo comunque che conseguire una laurea in matematica, nello specifico, diciamo, in ambito applicativo, ad esempio, non debba rappresentare un punto di arrivo dove una persona cerca necessariamente lo sbocco professionale immediato. Come in tutti i percorsi di laurea, la professionalità viene poi costruita in futuro. Il grande vantaggio della laurea in matematica è quella di consentire allo studente che la consegue di poter sostanzialmente trovarsi con uno strumento in più nel mondo del lavoro che gli consente di muovere quel passo avanti verso il futuro che gli dà un vantaggio rispetto ai colleghi. Per informazioni più dettagliate sul corso di studio in matematica, vi invito a visitare il sito web del Dipartimento.